automazione e metodi di efficientamento energetico, quindi dalla consulenza alla progettazione e poi all'esecuzione. Per quanto riguarda l'automazione, mi riferisco a tutta una serie di sensori ed attuatori che vanno a sottilizzare quello che è il prodotto finale. Tutto questo attraverso dei layout, diciamo, semplici ed intuitivi, saranno disponibili da remoto, quindi da PC, tablet, smartphone, e ci sarà in questo modo un controllo totale dell'azienda H24 da qualsiasi postazione, sia per monitorare ma anche per intervenire. Questo è solo, diciamo, uno degli aspetti che offriamo con la nostra società. Poi naturalmente vi lasceremo degli elementi del brochure, ci sarà spiegato tutto. Il nostro, oltre al settore agricolo, diciamo, noi lavoriamo molto con il settore ospedaliero piuttosto che alberghiero, ripeto, diciamo, in questo periodo storico dove il PSR adesso è entrato in azione, dove l'industria 4.0 va molto ad insistere su questo tipo di servizi, ecco, soprattutto sull'automazione, ecco, i nostri prodotti non sono più a costo zero oppure finanziati all'85%, ma addirittura sono finanziati al 150%, perché con l'industria 4.0 c'è un ritorno di maggiore di quello che si spera. Ma adesso non mi tengo più, diciamo, con le mie parole, lascio la parola all'ingegner Colosimo, che è esperto di energie rinnovabili, e vi ringrazio. Buonasera a tutti anche da parte mia, io sarò molto rapida. Vittorio mi ha preceduto dicendo cosa fa l'azienda. Io vi spiego brevemente perché lo facciamo. Io sono ingegnere e mi occupo prevalentemente di gestione dell'energia, un titolo che è quello di esperto in gestione dell'energia nel settore civile. Perché facciamo questo tipo di attività? Questo per consentire in qualunque ambito residenziale, in ambito industriale, di poter investire il proprio denaro nel settore, diciamo così, core business dell'attività, facendo risparmio in altro. Mi spiego, nel caso delle aziende agricole, agrozootecniche, quindi il mondo anche più ampio, ci sono una serie di consumi di energia elettrica, di energia termica da fonti fossili e anche consumi idrici, oltre alla produzione di una serie di reflui di natura solida o organica o meno. Sia l'input che l'output, quindi i vettori energetici che entrano all'interno dell'azienda e che voi pagate in termini di combustibile o di bollette elettriche o di smaltimento rifiuti o piuttosto di consumi idrici di acqua potabile, possono essere efficientati, quindi possiamo ridurre i consumi e il risparmio generato farlo investire direttamente nel settore principale dell'azienda, quindi nuovi macchinari. Nel settore ambientale è un giro promozionale che noi dobbiamo fare proprio per dare atto del fatto che nel nostro territorio, nonostante il marchio negativo affibbiatoci per ragioni commerciali, quello della terra dei fuochi, marchio che noi abbiamo superato con una campagna mediatica e con degli studi scientifici che il Presidente De Luca ha messo in campo, indicativi del fatto che le realtà attive nel settore dell'ortofrutta campano e casertano sono le più tranquille, le più sicure d'Italia, perché sono le più certificate d'Italia. Tutto quanto questo assieme ad una politica ambientale asfissiante che ha visto l'azione sul territorio di ben 250 milioni di euro per finanziare le bonifiche dei siti inseriti nel PRB. Cioè, c'è stato chi prima di noi per 5 anni si è limitato a disegnare la mappatura dei siti senza cercare fondi di finanziamento per le relative bonifiche. Il governo De Luca ha messo i soldi per quelle bonifiche, non solo per i siti del PRB, ma anche quelli che vengono definiti siti di stoccaggio non autorizzati, quindi tecnicamente non rientrati in un territorio sporco, insomma, sulla misura, cioè la presentano, la spiegano, la adeguano a quelle che sono, insomma, le reali esigenze del territorio, hanno rivoluzionato il piano di sviluppo rurale così come noi l'abbiamo ereditato. Ci venne detto un anno fa che quel piano di sviluppo rurale era non modificabile, c'era un problema, il moltiplicatore, il tetto del 12 volte, non poteva superare la somma finanziata 12 volte il coefficiente di produzione della 5 volte il coefficiente di produzione della
dell'impresa, tutta una serie di vincoli che poi attraverso il lavoro centosindaco del consigliere Alfieri sono stati superati, si è cercato di rendere, e con questo imponente intervento economico insomma, sul territorio aderente a quelle che sono le esigenze insomma, delle realtà territoriali che devono essere dei destinatari. A questo punto sta a noi, cioè sta a voi, sta agli attori insomma, di questa misura, essere bravi attraverso dei tecnici che siano competenti, che siano specializzati nel settore, a far sì che ci sia il giusto matrimonio insomma, tra un'offerta economica che la regione mette in campo e una domanda che c'è ed è forte sul territorio. Oggi spiegavo il PSR, il candidato sindaco Pacifico pone insomma, in coerenza con le linee guida regionali il rilancio dell'agricoltura ecco, come una priorità assoluta, abbiamo girato assieme, ringrazio tutti la presenza, un saluto caloroso insomma, da parte mia, un ringraziamento a te Franco insomma, che sei presentissimo sulla provincia di Caserta, in realtà dovunque oggi sei stato in Benevento, oggi vieni qui a fare quella corretta opera di informazione, siamo tutti quanti portatori contenuti del motto la politica, la nostra politica non è più raccomandazione ma è corretta informazione. Dopodiché una volta dati agli utenti le misure, gli strumenti, portata alla corretta informazione è ovvio che ci saranno poi le griglie di una selezione che selezionerà i progetti migliori. Grazie a tutti, non occupo più tempo, passo la parola al Vigilio Pacifico per un breve saluto e poi andremo insomma nella spiegazione tecnica. Voglio solamente ringraziare gli ingegneri che prima mi hanno preceduto perché dimostrano come così giovani nelle maglie del PSR si possono inserire delle spese assolutamente sostenibili, cioè le spese che vengono indicate da questo come da altre imprese sono spese che vengono certificate e pagate, quindi non gravano nei confronti dell'imprenditore che però si può dotare in questo modo insomma, di una innovazione tecnologica che può servire insomma, al controllo soprattutto di quelle realtà che vanno insomma, verso anche le start-up, per esempio, sono delle Mondragone, abbiamo una bella realtà la vista la volta scorsa, un imprenditore locale che ha diversificato, cioè tolto frutto e passato. Rappresento a te onorevole Zannini ringraziandoti per aver organizzato questo incontro al Fieri delegato all'agricoltura per essere vicino ai problemi locali. Certamente l'agricoltura a Mondragone è uno dei settori più importanti, è uno dei comparti vocazionali per la nostra città e noi oggi siamo in ascolto per cogliere tutte le opportunità per rilanciare tale settore e per incentivare quindi l'economia locale. Per noi l'agricoltura rappresenta pure uno dei volani per rilanciare l'economia e quindi ci poniamo in ascolto di tutte le opportunità che il PSR l'assessorato agricoltura che gestisce della regione Campania. Stasera vi illustrerò quelle che sono le caratteristiche più importanti di quello che è il piano di sviluppo rurale che è partito effettivamente ormai da qualche mese, perché noi abbiamo aperto i bandi, quelle sulle misure per l'imprenditore agricolo, però sostanzialmente adesso abbiamo il periodo di preinformativa di 21 bandi, quindi si aprirà la gran parte delle misure, la gran parte delle risorse. Il PSR è uno strumento importante per l'agricoltura.